Allora, buongiorno ai nostri amici. Oggi mi trovo all'Istituto Materboni Consigli con Don Francesco Ricossa. Don Francesco Ricossa, io lo seguo da un po' di tempo perché ho trovato in tutta questa situazione di disorientamento, di caos, una fonte, insomma, dal quale abbeverarsi di tanto in tanto almeno, per rinfrancare anzi un po' lo spirito. Posso chiedere, Don Ricossa, quando è stato fondato questo istituto, l'Istituto Materboni Consigli? Abbiamo festeggiato i 30 anni proprio quest'anno perché l'istituto è stato fondato nel dicembre 1985, quindi praticamente nell'86. Ci siamo recati in pellegrinaggio alla Madonna di Genazzano, che è la nostra patrona, ed è stato bello di ritrovarsi tutti quanti, anche provenienti da varie parti d'Europa, per poter pregare assieme ai piedi della Madonna e ringraziare per questi 30 anni che sono già passati. Quindi sono passati 30 anni, Eh sì. ma la fondazione di questo istituto, quali furono le motivazioni, gli scopi, insomma, che Ormai portarono? può sembrare qualcosa di vecchio, ma comunque eravamo quattro sacerdoti della Fraternità San Pio X di Monsignor Lefebvre, praticamente quasi tutto il distretto italiano, cioè la presenza della fraternità qui in Italia, che a quei tempi era molto ridotta, e lasciammo la Fraternità di San Pio X, appunto, seguiti da una buona parte dei fedeli di allora, ai quali devo ancora dire grazie per il sostegno che ci hanno dato, la fiducia che ci hanno dato, tanto più che eravamo giovanissimi, non più come adesso, e inesperti, e hanno avuto fiducia in noi. Il motivo di questa separazione forse vuole sapere. Beh, direi di sì, è importante. C'erano i motivi di allora e quelli che sono maturati in seguito, perché, come ho avuto modo di dire a volte, quando abbiamo lasciato la fraternità di Monsignor Lefebvre, sapevamo cosa lasciavamo e perché, e molto meno sapevamo dove andavamo e verso che cosa, il che non è molto prudente per la verità, ma era l'unico modo per realizzare allora quello che era giusto fare. Ovvero sì, eravamo giunti alla conclusione, sia per motivi pratici e concreti, sia per motivi dottrinali e di fede, che la nostra presenza nella Fraternità San Pio X non era più possibile. E quindi avevamo concluso che le posizioni della fraternità erano insostenibili, almeno non tutte, ma molte, e credo che siamo stati, se non gli unici, quasi gli unici, che cambiando posizione hanno fatto un'ammenda onorevole, nella quale abbiamo chiesto pubblicamente scusa, pubblicata sulla nostra rivista, un'ammenda onorevole nella quale noi chiedevamo perdono alle persone che ci avevano seguito fino allora per gli errori che avevamo insegnato, dando fiducia ai nostri superiori. Da un punto di vista concreto, i problemi che si ponevano allora, naturalmente diversi in buona parte da quelli di oggi, erano: da un lato, Monsignor Lefebvre, vedendo che l'età avanzava, si trovava di fronte a un bivio delle scelte. Una persona pratica quale egli era, si rendeva conto che doveva prendere una decisione, non poteva mantenere la posizione, diciamo così, ancora aperta, che aveva avuto prima, a qualunque esito. Per Sta parlando cui, ecco, di quale decisione in particolare? adesso le sto parlando appunto di Prego. questo. La scelta era questa: lui doveva dare un futuro alla fraternità, e questo forse è stato un suo limite, quello di pensare forse più alla fraternità che all'insieme della Chiesa. Un futuro alla fraternità voleva dire o trovare un accordo con le autorità, tra virgolette, che erano insediate allora, quindi Giovanni Paolo II, Wojtyla, e Ratzinger, che collaborava strettamente con lui alla Congregazione Dottrina della Fede, oppure assicurare la continuità della sua opera in un altro modo di rottura, consacrando dei vescovi senza il permesso dei suddetti. E questo naturalmente erano delle scelte antitetiche, e invece di optare per l'uno o per l'altra in base
a dei principi di fede e dottrinali, in questo caso le scelte si escludevano totalmente, egli cercò nello stesso tempo di imboccare come possibilità entrambe le vie, cioè aprì un dialogo molto concreto con i modernisti per cercare di ottenere un riconoscimento pratico e giuridico, canonico, e nello stesso tempo minacciava le consacrazioni e la rottura. Si arrivò a un passo dai cosiddetti accordi, dal riconoscimento canonico, e poi alla fine optò per la rottura. Ma quando noi uscimmo ancora tutto questo era in elaborazione lontana. Un altro problema era la promulgazione, non molto tempo prima, del nuovo codice voluto da Wojtyla, nel quale praticamente la dottrina del concilio prendeva una consistenza giuridica. Era il punto d'arrivo di un progetto che già aveva Giovanni XXIII, prima ancora del concilio. L'annuncio di un nuovo codice fu fatto il giorno stesso che si annunciò l'apertura futura del concilio. E questo nuovo codice, Monsignor Lefebvre era venuto proprio qui a Torino a condannare come una dottrina contraria alla fede molti canoni del nuovo codice. Però ecco che si poneva a noi un problema. Normalmente una legislazione della Chiesa, approvata dalla suprema autorità della Chiesa, non poteva contenere qualche cosa di contrario alla fede o alla morale. Non è qualche cosa di irreformabile, almeno non tutti i canoni sono irreformabili, né sono di fede, sono quelli che fanno parte del diritto positivo, ma non possono essere cattivi. Ecco che invece Monsignor Lefebvre ci diceva erano cattivi, e noi eravamo d'accordo con lui, ma allora si poneva il problema dell'autorità. Ora, un punto di fondo per la fraternità era: il concilio, le riforme post-conciliari sono cattive, moderniste, ma l'autorità è legittima. Ecco, in quel momento incominciavamo a comprendere che c'era un grosso problema e chiedevamo ai nostri superiori delle spiegazioni. Un problema non ancora risolto, mi pare. Dalla fraternità no, benché ormai, come forse diremo se andiamo avanti con questa nostra chiacchierata, verrà praticamente risolto, in realtà è già stato risolto con l'accordo canonico con i modernisti, che finalmente dopo 30 anni è arrivato praticamente in porto. E però in teoria il problema sussiste ancora, finché la fraternità dirà che il nuovo messale è inaccettabile per un cattolico, ma anche qui stanno cedendo. C'è il problema di come fai a criticare un rito della Chiesa e nello stesso tempo accettarne l'autorità, la legittimità dell'autorità. Ecco, noi facciamo delle domande ai nostri superiori. Uno, siccome si parlava già di consacrare vescovi, con che diritto, riconoscendo il Papa, si poteva disubbedirgli fino al punto di consacrare dei vescovi contro suo volere? E secondo, come si poteva riconoscere l'autorità e nello stesso tempo accettare, cioè nello stesso tempo criticare e condannare il nuovo codice, il diritto canonico, la riforma liturgica e il magistero del concilio e che è quello venuto immediatamente dopo. Infine c'era un problema pratico, questo di prassi concreto. Seguendo la posizione presa da Monsignor Lefebvre nell'81, eravamo arrivati in Italia pieni di entusiasmo, spiegando ai nostri fedeli non era lecito assistere alla messa riformata da Paolo VI, e questo ci portò a uno scontro con un'associazione una volta benemerita per la conservazione della liturgia latino-gregoriana, che si chiamava Una Voce, si chiama ancora così, e che però aveva preso una posizione poi molto larga e che permetteva l'assistenza alla nuova messa, e noi abbiamo preso questa posizione di dire no, non si assiste alla nuova messa.
i superiori in teoria ci sostenevano, poi nella pratica fecero un accordo alle nostre spalle con le autorità di una voce internazionale. Quindi eravamo stati smentiti dai nostri superiori su una questione importantissima, cioè è lecito o non è lecito assistere ai riti riformati, per esempio in mancanza della messa tradizionale. Anche lì questo tradimento che ci sconfessava del tutto su un punto importante e dottrinale aveva fatto perdere la nostra fiducia nei nostri superiori e la loro nei nostri confronti. Questa situazione ci ha condotto a uscire dalla fraternità. E a prendere una strada diversa. E a prendere una strada diversa, ma come ho detto ci siamo chiesti qual era la strada giusta. Sì. Perché la fraternità di quei tempi, ormai da 30 anni non la frequento più, non so come sia adesso, era molto isolata dall'esterno e tutto si fondava sul carisma di Monsignor Lefebvre. Il carisma di Monsignor Lefebvre univa correnti e modi di pensare e opinioni estremamente diverse. E allora si era sconsigliati ad approfondire le questioni dottrinali che ponevano dei problemi per la linea pastorale di Monsignor Lefebvre, che badava più alla concretezza pratica che alle questioni dottrinali. È sempre stato un suo punto di fondo, è stato chiamato dai suoi stessi sostenitori un pragmatico o un pragmatista. Da lì il suo successo, ma anche certi suoi limiti, purtroppo poi gravi nella pratica. E allora ecco che noi sapevamo, avevamo visto che alcune posizioni della fraternità non stavano in piedi, ma non sapevamo ancora qual era quella giusta. Allora potremmo dire che la seconda fondazione del nostro istituto è avvenuta circa poco meno di un anno dopo, cioè quando il 24 settembre 1986 ci siamo recati, due di noi, uno ero io, da Monsignor Gérard de Laurier a Ravaux in Francia, che era un teologo domenicano, il quale aveva già da molti anni proposto una tesi di teologia per spiegare la situazione dell'autorità della Chiesa in questo momento di tempesta e di crisi modernista nella Chiesa. Ma mi pare un teologo anche di un certo spessore. È un teologo di grandissimo spessore, questo è riconosciuto da tutti quelli che ne sanno qualcosa. Purtroppo, naturalmente, sul suo nome è caduta proprio da parte della Fraternità San Pio X una specie di damnatio memoriae, non parliamone perché è come se non fosse mai esistito. Padre Gérard de Laurier avrebbe potuto diventare un matematico, anzi era diventato un matematico eccellente perché fece parte dell'Accademia di Matematica in Francia ed era professore più che promettente, ha conosciuto i più grandi matematici del suo tempo. Anche recentemente degli studiosi ci hanno chiesto documenti su questo lato della sua, questo aspetto della sua vita, quando fu chiamato alla vocazione religiosa domenicana, a questa grande idea della verità. Fu durante l'anno santo a Roma e poi entrò tra i domenicani del Solchoir, che è una scuola di teologia famosissima più per il male che per il bene, che aveva sede allora in Belgio, poi si è trasferita di nuovo vicino a Parigi. E lì Monsignor Gérard de Laurier è diventato uno dei più notevoli teologi tomisti, ormai bisogna dire del secolo scorso, tra i domenicani, e fu apprezzato anche a Roma, tant'è vero che il rettore della Pontificia Università del Laterano, Piolanti, Monsignor Piolanti, lo chiamò a insegnare a Roma. E questo fu praticamente l'approdo nella sua carriera di teologo e di studioso, il punto più prestigioso. In quegli anni aveva un peso molto importante, soprattutto durante il pontificato, anzi, durante il pontificato di Papa Pacelli Pio XII. E poi dopo invece, nel 1969, padre Gérard de Laurier accettò l'invito di una
scrittrice abbastanza nota, specie in questi ultimi tempi, che aveva lo pseudonimo di Cristina Campo, che fu una delle fondatrici di Una Voce Italia, l'associazione di cui ho parlato prima. Ha scritto anche un libro. Ecco, lì padre Gradelori accettò di essere il principale estensore di un breve esame critico del Novus Ordo Missae, una critica dottrinale del nuovo Missale che fu presentata a Paolo VI con la prefazione, praticamente con, facendolo proprio, dei cardinali Ottaviani, che era il, prima era il segretario del Sant'Ufficio, poi divenne il prefetto, e del cardinal Bacci. Naturalmente che due cardinali, specialmente Ottaviani, che era colui che doveva giudicare, almeno fino a poco prima, dell'ortodossia, della fede nella Chiesa Cattolica, trovassero nella riforma liturgica di Paolo VI, specialmente qui nel Messale, un allontanamento, come loro scrivono, impressionante dalla fede cattolica sul sacrificio della Messa, come definito nel Concilio di Trento, era, come dire, una bomba che scoppiava nelle mani di chi stava per firmarlo, ma il nuovo Missale non era ancora stato firmato. Altri vescovi e cardinali avevano promesso la loro firma, ne ho parlato in un libro a questo proposito, in cui faccio la storia di questi fatti, e però per vari motivi si fu costretti a bruciare le tappe, a farlo conoscere subito, furono solo due quindi questi cardinali che firmarono, Monsignor Lefebvre non firmò, anche se da dietro le quinte appoggiava questa iniziativa, e Paolo VI dovette in tutta fretta far fare una revisione di alcuni punti della presentazione del nuovo Missale, dei discorsi rassicuranti sulla dottrina, sulla messa, per riuscire a far passare la riforma liturgica che ha rischiato di essere bloccata. Di padre Gradelori però questa sua iniziativa gli costò la cattedra, non solo a lui, incominciò praticamente una defenestrazione di tutta la vecchia classe dirigente intellettuale anche a Roma, la Lateranense fu svuotata dei professori di prima, molti almeno, al loro posto poi sono venuti dei tipi come il famoso Don Gennari, che poi dopo si sprettò, sostenne il divorzio, il Partito Comunista, eccetera. Questi erano uomini scelti da Paolo VI. E allora naturalmente il padre Gherard si trovò straniero in patria, anche nel suo ordine religioso, e fu chiamato a insegnare a Écône, cioè nel seminario di Monsignor Lefebvre, ma riuscì a farsi sbattere fuori anche da lì, in quanto cominciando a cercare di arrivare al punto, prima sulla questione della validità del nuovo Missale, poi sulla questione della legittimità o meno di Paolo VI e quindi la vacanza o meno della sede apostolica, siccome queste idee creavano tra i seminaristi e i sacerdoti della fraternità di Monsignor Lefebvre delle divisioni, e Monsignor Lefebvre non voleva divisioni, voleva un fronte il più largo possibile, allora ecco che Monsignor Lefebvre si accomodò padre Gherard fuori da Écône. Nel 77, mi ricordo bene perché l'anno che entrai in seminario, sia gli insegnanti chiamati lì liberali, cioè più favorevoli a un compromesso, sia gli insegnanti invece più intransigenti nella difesa della fede contro i modernisti furono allontanati, e quindi ne risultò una classe docente nel seminario di Monsignor Lefebvre assolutamente scadente, anche perché erano tutti giovanissimi che iniziavano in quel momento, e tutti coloro che avevano delle capacità, anche se da un lato o dall'altro, erano messi fuori. E questo è stato un po' il sistema nella fraternità, cioè tutti coloro che avevano una preparazione venivano discretamente o clamorosamente condotti più o meno alla rottura,
e la fraternità andava avanti da un lato col carisma di Monsignor Lefebvre e dall'altro con l'unità. Cerchiamo di stare tutti assieme pastoralmente. Ma tutti insieme e questo per fare qualcosa. E tutti insieme a fare qualcosa, a espandersi sempre di più. L'idea era non di approfondire dottrinalmente la nostra posizione e risolvere i nodi di fondo, gravi, le obiezioni che poi al giovane prete venivano poste quando usciva dal seminario. Cioè, ma tu in virtù di cosa ti comporti così, fai così, critichi, eccetera. E questi problemi non venivano risolti, venivano accantonati. E invece quello che si cercava era avere 40 preti nuovi, poi 50, poi 60, aprire 10 case, 20 case, 30 case. Si pensava che sul piatto della bilancia si sarebbero potuti mettere, che so io, un esercito di sacerdoti e di case, il che avrebbe costretto i riformatori ad accettare anche la tradizione. Ed è qui la famosa formula di Monsignor Lefebvre, che esprime un po' tutta la sua linea. Lasciati, era naturalmente una battuta che si rifaceva a quello che i modernisti dicevano: noi vogliamo fare esperienza di nuove cose. E Monsignor Lefebvre diceva: lasciateci fare l'esperienza della tradizione. Cioè, in mezzo a un mucchio di iniziative nuove, di creatività, ognuno ormai poteva dire e fare quello che voleva. I modernisti erano scatenati, bene, perché anche noi non potremmo avere uno spazio per proporre la tradizione della Chiesa. Questo in nome del principio, partiamo da cosa ci unisce e lasciamo stare quello che ci lui chiedeva di sopravvivere. Monsignor Lefebvre non era in se stesso, nel suo pensiero non voleva niente avere a che fare con i modernisti, era molto più intransigente della sua politica. Ma Monsignor Lefebvre era però anche un diplomatico, lo era stato di carriera, non era nunzio, ma era a livello di più di un nunzio. E questo colpì molto Wojtyla quando lo conobbe per la prima volta. Si rese conto che Monsignor Lefebvre non era uno scatenato, ma era un uomo che era stato nelle strutture, potremmo dire, di vertice della Chiesa e diplomatico. La dice: allora si può fare qualcosa, si può trattare. E poi Monsignor Lefebvre ha sempre avuto, sì, un penchant dottrinale sulle questioni dei rapporti Stato-Chiesa, dove fu ben formato al seminario francese dove studiò, ma per il resto la teologia non lo affascinava, la filosofia ancora meno. Quello che lo affascinava era un missionario, quindi la pastorale, e per lui una buona pastorale, una pastorale di successo. Naturalmente un successo fondato sulla tradizione, sulla preghiera, sulla santità, eccetera, ma una pastorale. Era convinto che le questioni dottrinali dividevano all'interno la sua opera e quindi erano da eliminare. E purtroppo non capì, se mi posso permettere io, che sono l'ultimo venuto, una critica, che invece per avere qualcosa di solido, per dare delle fondamenta solide alla sua opera, era necessaria una posizione dottrinale fondata e chiara. Avrebbe perso magari all'inizio dei sostenitori, ma in seguito però sarebbe stata una cosa solida. Invece, volendo unire un po' tutti quelli che vagamente erano di sensibilità tradizionale, pose, come lui diceva del Concilio, una bomba ad orologeria che ha causato tutti gli scismi seguenti e la fragilità di fondo della fraternità, che adesso non regge l'urto con i modernisti e sta crollando definitivamente. Ecco, prima lei ha citato, ne ha parlato anche a lungo, di padre Grade Laurier. Padre Grade Laurier ha una sua tesi per quanto riguarda l'autorità. Se ne vuole parlare brevemente? Brevemente, perché ne ho parlato lungamente in dei convegni che abbiamo fatto apposta per questo, e si trova nella rete, come si dice, sia in italiano che in francese, e se no ci sono i libri, naturalmente, anche non miei, e gli articoli che abbiamo scritto su sodalizio. Praticamente la domanda che egli si poneva nel numero uno di una rivista di teologia che si chiamava Cahiers de Cassis-Jacob in francese era questa: le siège apostolique est-il vacant?
cioè la sede apostolica è vacante, questa era la punto domanda. Domanda. Punto di domanda. La risposta, come quasi sempre risponde San Tommaso negli articoli della Somma alle domande che gli si pone, non è univoca, cioè sì o no, oppure no, ma è distinguo. Ecco, questo non è stato capito né da chi risponde sì, la sede apostolica è vacante e quindi rifiutano la tesi di Padre Garar come un compromesso, un cedimento, sia da chi invece dice assolutamente la sede apostolica è occupata, anzi non solo è occupata, ma abbiamo un Santo Padre, che sia Paolo VI, che sia Giovanni Paolo I, II, Benedetto XVI, Francesco, eccetera, eccetera, il Papa non si tocca, eccetera. Padre Gerard fa una distinzione. Questa distinzione, per capirla, occorre avere un rudimento di teologia, di filosofia tomista, cioè la distinzione che San Tommaso fa tra materia e forma. O niente, tranne Dio e i puri spiriti hanno un altro aspetto che è senza esistenza, hanno un aspetto detto materiale che è quindi ricettivo, passivo, è un aspetto formale che, al contrario di come molti dicono, ciò che è formale non è qualcosa di sostanziale, invece sia materia che forma fanno parte della sostanza. Quello formale che invece attuativo è più importante, ciò che determina la materia determinata. Allora, naturalmente questo è un concetto analogico. All'inizio gli antichi greci, prima ancora di Aristotele, lo pigliavano da una cosa puramente materiale, che so io, un pezzo di legno era la materia, scolpito prende la forma di una statua, allora materia e forma abbiamo questa statua che è fatta di legno e di una forma che ne dà, eccetera. Ma poi questo concetto passa da un'intuizione molto terra-terra a qualcosa di assolutamente astratto, per cui la teologia cattolica parla di materia e forma nei sacramenti, parla di materia e forma nei peccati, parla di materia e forma per l'eresia, parla di materia e forma anche per il papato. E lì quello che è curioso è che padre Gerard Delorier non sapeva, per direi un certo disinteresse che aveva lui per la teologia positiva, cioè per la storia della teologia, non sapeva che dei teologi antichi avevano già parlato nel papato di un aspetto materiale e di un aspetto formale. Diciamo, i più antichi che abbiamo trovato risalgono ai tempi di San Tommaso, poco dopo, ed egli, applicando con la mentalità tomista che aveva questi principi, materia e forma, al papato, diciamo in maniera originale, ignorando il passato, le testimonianze passate, ha dato la sua risposta. Paolo VI, perché allora si parlava di Paolo VI, è ancora papa materialmente, ma non è papa formalmente. Tradotto. Sì, tradotto, tradotto significa che uno non nasce papa, come ho spiegato in un articolo recente, quasi recente, nessuno nasce papa, ma lo diventa. E come lo diventa uno papa? Ci sono dei processi. Alcuni vengono da degli atti umani fatti da uomini, quindi dal basso, sì. E poi però uno è papa non per gli uomini ma da Dio, viene direttamente da Dio. E questa è la peculiarità del papa, gli altri vescovi ricevono il loro potere da Dio ma tramite il papa, quindi tramite un uomo, invece il papa direttamente da Dio. Allora, gli atti umani quali sono? Il primo è l'elezione di qualcuno che deve essere papa, fatta da chi giuridicamente, o nella Chiesa dice canonicamente, ha l'autorità di farlo. Il secondo atto umano è l'accettazione dell'elezione fatta dall'eletto,
E poi, se non ci sono degli ostacoli, sia nell'elezione sia nell'accettazione, Gesù Cristo, allora, che è il vero capo della Chiesa, è il capo del corpo mistico, comunica a questo eletto il suo essere con lui. Io sarò con voi fino alla fine dei giorni, dice Gesù agli apostoli, quindi specialmente a Pietro e ai suoi successori, e quindi, oltre a essere con lui, lo assiste e governa la Chiesa, insegna la Chiesa, santifica la Chiesa con il Papa e mediante lui. Quindi il Papa e Cristo, il capo visibile, il Papa e il capo invisibile della Chiesa, Cristo, sono come una sola persona morale, per cui si usa dire che il Papa è vicario di Cristo o addirittura che è un altro Cristo in terra, o Santa Caterina dice il dolce Cristo in terra. Quindi l'elemento materiale, per ritornare alle fatti di prima, è l'elezione, l'elezione canonica, che è un atto giuridico. Quindi fatto nel rispetto anche di determinate norme. Di norme giuridiche, e questo concerne la Chiesa come collettivo umano, come una società giuridica visibile, che è uno degli aspetti della Chiesa. Poi c'è l'elezione, c'è l'accettazione che fa un po' da cerniera, ma ancora un aspetto materiale, e poi c'è da parte di Cristo questo comunicare la sua assistenza, il suo essere assieme a lui, e questo è l'aspetto formale che dà l'autorità al Papa, con il carisma dell'infallibilità, eccetera, eccetera. Ecco, noi sosteniamo che Paolo VI e i successori che sono solidali con lui hanno avuto l'elemento materiale, è sotto gli occhi di tutti, cioè giuridicamente sono stati eletti. Può darsi che l'elezione abbia dei motivi di nullità, ma questi motivi di nullità non sono stati dichiarati dalla Chiesa. Allora noi sappiamo che ogni atto giuridico deve essere, anche quando è nullo, deve essere dichiarato nullo. Finché non è dichiarato nullo, ha un certo quale valore legale, almeno apparente, con delle conseguenze anche pratiche. E invece la parte essenziale per essere Papa e veramente Papa è quella formale, perché è la forma che dà l'essere, quindi che fa che il Papa è veramente Papa, e questo non c'è. Non c'è per un ostacolo. Questo ostacolo qual è? Secondo la tesi di Padre Gérard de Laurier è questo: un difetto di intenzione. In chi accetta ci deve essere l'intenzione di accettare, non basta un'accettazione esterna. Ma di accettare che cosa esattamente? Il papato. Il papato con tutto ciò che il papato comporta, che è un minimo, ovvero sia voler governare la Chiesa per la gloria di Dio e la santificazione delle anime, dando alla Chiesa ciò che gli è indispensabile, cioè il sacrificio della messa, i sacramenti che santificano le anime, l'insegnamento autoritativo della verità, la condanna delle eresie e degli errori, la vita cristiana assicurata da delle leggi della Chiesa e quegli altri elementi che fanno parte della funzione e della missione del Papa. Ecco. Quando non solo interiormente ma oggettivamente, quindi, si vuole realizzare, si realizza questo mandato, potremmo dire, si ha l'intenzione di accettare. Altrimenti, malgrado le apparenze, come in un matrimonio nullo per difetto di intenzione, c'è un ostacolo da parte dell'eletto posto alla ricezione dell'autorità da parte di Gesù Cristo. Ora, normalmente si presume che la citazione è fatta bene, come in un matrimonio si presume che i due sposi sono detti di sì davvero, ma i fatti successivi per induzione, cioè per constato un fatto, due fatti, tre fatti, cioè a un certo punto, dopo 10 anni per giunta, io constato che il governo di Paolo VI prima, dei successori dopo, ha una costante, in maniera abituale, in maniera oggettiva, cioè a prescindere dalle loro intenzioni intime. Possono aver accettato il papato per distruggere la Chiesa,
oppure possono averlo accettato perché convinti di farne il suo bene. Noi non giudichiamo l'interno che spetta a Dio o alla Chiesa stessa, noi non abbiamo l'autorità, ma oggettivamente, in maniera abituale, costante, c'è una logica in questa follia, potremmo dire. Ebbene, non realizzano e quindi non vogliono realizzare il bene e il fine della Chiesa. Quindi l'intenzione non si va a condannare un'intenzione che non si conosce, che non è interiore, esattamente, ma si guardano gli atti l'oggettività, esterni, l'oggettività. L'oggettività. Questo vale in parte anche per gli stati, cioè la dottrina della Chiesa è sempre stata questa: l'autorità è per il bene comune. Non c'è altro fine all'autorità. L'autorità deve riunire una molteplicità in unità verso la realizzazione di un bene comune alla società. E l'autorità, per essere legittima, deve realizzare il bene comune. Un'autorità che in maniera grave, stabile, eccetera, non realizza il bene comune è una tirannia e non è un'autorità legittima, o perché non l'è mai stata, ha usurpato il potere, oppure perché lo è diventata trasformandosi in tirannia. Ma un'autorità secolare però può avere delle gravissime pecche pur essendo legittima, perché non è assistita da Dio. E quindi è possibilissimo trovare un'autorità secolare che realizza un minimo di bene comune, l'ordine pubblico, pur essendo un'autorità che in questioni anche gravissime, come l'aborto, il divorzio, eccetera, eccetera, manca gravemente anche al diritto naturale. Invece questo non è possibile nell'autorità sovrannaturale. Il Papa e la Chiesa non sono solo una società naturale, sono anche quello, ma è soprattutto sovrannaturale, corpo mistico da Cristo. Una certa apologetica cattolica, in reazione al protestantesimo che presentava la Chiesa come qualcosa di totalmente invisibile, solo spirituale, ha insistito fortemente, e di per sé non ha torto, sull'aspetto visibile della Chiesa, cioè sulla gerarchia visibile, Papa, Vescovi, eccetera, eccetera. Addirittura il Bellarmino disse: la Chiesa è visibile come la Repubblica di Venezia e il Regno di Francia, che adesso non sono più visibili né l'uno né l'altro, ma a parte questo, in quei tempi lo erano molto. Ecco, questo come è forse da diminuire, perché il Regno di Francia e la Repubblica di Venezia erano degli stati puramente temporali. La Chiesa è quello, ma è molto, 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 molto di più. È il corpo mistico di Cristo. E quindi, prima di tutto, una realtà sovrannaturale, nella quale si entra mediante la fede. E tutto questo non è da trascurare. Quindi, nella nostra tesi, noi cerchiamo di dare conto sia dell'aspetto giuridico, e allora diciamo materialmente Papa, sì. Quindi eletto materialmente, fino a prova contraria e dichiarazione contraria delle autorità, sia dell'aspetto invece più sovrannaturale e spirituale. Non è possibile che Cristo, che governa la Chiesa con il Papa e assieme a lui, possa essere incolpato di essere responsabile di queste eresie e di questa distruzione della messa, dei sacramenti, della dottrina, della fede, della vita religiosa e spirituale, del sovvertimento delle leggi della Chiesa che noi abbiamo sotto gli occhi. Chi adesso accetta il pontificato, per esempio adesso Jorge Mario Bergoglio, manifesta sempre di più la sua non intenzione di accettare il papato, perché il papato, come è stato fondato da Cristo, non lo vogliono più, anzi lo considerano il principale ostacolo per la loro missione, che è l'ecumenismo. E già Giovanni Paolo II, Utunum Sint, aveva detto: bisogna arrivare a una nuova concezione di papato, chiedendo consiglio ai non cattolici, che il papato lo odiano e lo vogliono distruggere, per avere una revisione del ruolo del papa. Oggi il papa non è più considerato colui che governa come monarca della Chiesa, con il primato di Pietro, per estirpare l'eresia e insegnare la verità e salvare le anime, ma è visto come
un vescovo assieme agli altri vescovi, i quali tutti assieme sono investiti nell'autorità, nella collegialità, e che ha come scopo precipuo e principale promuovere l'ecumenismo tra le religioni cristiane, il dialogo interreligioso tra tutte le religioni e il dialogo con il mondo e con gli atei a livello sociale, per realizzare un bene umano, che poi bene non è neppure. Sono due missioni antitetiche. Quello che il Papa deve prefiggersi, questo nuovo, tra virgolette, papato, che non vuole farsi chiamare neanche più papato, lo vuol distruggere per sostituire qualcosa di opposto. Allora, come si può accettare il papato quando in realtà si vuole il contrario? E lo si dimostra nei fatti abitualmente. Ecco, la parola importante che le uso, che è appropriata, è proprio questa abitudine, questo ripetersi. Sì, non è un caso, perché su un caso si può discutere. Era infallibile quel documento, non era infallibile, ha firmato bene, non ha firmato bene, sapeva, non sapeva, allora si fanno un mucchio di eccezioni. Ma qui siamo di fronte a qualche cosa di abituale. Eppure Monsignor Lefebvre, se lo sono dimenticati quelli della fraternità, disse: questi modernisti, inclusi Paolo VI, successore, eccetera, com'è possibile che un vero successore di Pietro abbia fatto alla Chiesa più danni della Rivoluzione francese? Ecco, quindi non è un atto o un altro atto, ma è come una bufera ininterrotta ormai da 50 anni e più, che sta distruggendo tutto e fa più danni di quello che gli eresiarchi del passato non sono mai riusciti a fare. Ecco, ma la soluzione di padre Delaunay qual era? Cioè, una volta verificata questa abitudinarietà nel porre in essere degli atti che sono antitetici rispetto allora, a quelli che dovrebbero essere, padre Delaunay non dava una soluzione che dipendesse solo da noi, perché diceva: una cosa così, una situazione così grave, d'altronde tutto e dipende da Dio, la può risolvere solo Dio per intercessione della Vergine Maria. Quindi Dio solo potrà porre rimedio a questa situazione, e lo può fare in un istante. Noi dobbiamo fare cose, ciascuno col proprio ruolo, il che è già tanto, no? Ecco, quindi chi è sacerdote deve fare il buon sacerdote, il vescovo deve fare il vescovo, il teologo fa il teologo, il padre di famiglia fa il padre di famiglia. Nella prassi, poi concretamente, ci sono nella Chiesa due aspetti: uno che egli ha chiamato sessio e uno che ha chiamato missio. La sessio è l'aspetto che si fonda anche, non solo su basi giuridiche, e che è quindi la continuità della gerarchia, potremmo così dire, è il ristabilimento dell'autorità nella Chiesa, che attualmente è in stato di privazione di un vero Papa Pontefice. La missio invece è più essenziale ancora, perché è la continuità di quella missione che il Padre ha dato a Gesù Cristo, Gesù Cristo ha dato agli Apostoli, di santificare, salvare le anime, rendere gloria a Dio, soprattutto con la missio. Allora, la missio non può avere interruzioni. Quindi, dal punto di vista della missio, bisogna a tutti i costi preservare la continuità della gloria di Dio con la celebrazione della messa e la salvezza delle anime con l'amministrazione dei sacramenti e tutto il resto che fa parte di questa missione di Gesù. Questo lo ha assicurato mediante le consacrazioni episcopali. Se quello che Monsignor Lefebvre si chiedeva: devo fare dei vescovi oppure no, padre Gerard ha detto: sì, bisogna farlo, ma non disobbedendo al Papa, che non è lecito, ma riconoscendo e dichiarando che non c'è un'autorità in questo momento, e quindi, essendo in vacanza di autorità, chi ha l'episcopato ha il dovere di trasmetterlo. Questo non è stato fatto da Monsignor Lefebvre quando ha consacrato i suoi vescovi, riconoscendo l'autorità alla quale disobbediva, e questo invece ha fatto padre Gerard Delaunay, che coraggiosissimamente accettò la consacrazione episcopale nel 1981, prima delle consacrazioni di Monsignor Lefebvre. A quei tempi era qualcosa di inconcepibile, fu accusato da tutti, abbandonato da tutti, e lo fece per mantenere il sacerdozio e la messa.
D'altro canto, per ristabilire l'autorità nella Chiesa, allora lui dice: bisogna continuare a produrre prove, dimostrazioni dottrinali e teologiche per convincere gli occupanti della sede apostolica privi di autorità, quindi i vari vescovi che occupano le sede senza avere autorità, e anche gli occupanti della sede apostolica, che la dottrina ciliare è in opposizione di contraddizione con quella della Chiesa, e quindi risolvere la situazione di stallo, potremmo dire così, dichiarando che questi errori sono errori, praticamente facendo dichiarazioni autentiche e con autorità, rinnegando gli errori conciliari, restaurando la dottrina della Chiesa, condannando le eresie, ristabilendo la liturgia cattolica, il rito della messa e dei sacramenti, e quindi facendo quello che possono, magari nel contesto che i più modernisti faranno scisma, questo Dio lo sa, è probabile, ristabilendo quindi la gerarchia, perché siccome essi non hanno autorità perché pongono un ostacolo, se rimuovono l'ostacolo possono ricevere autorità. Quindi l'eletto al papato, se rimuove l'ostacolo e quindi è professa la fede cattolica e condanna gli errori, può essere legittimo. I vescovi la stessa cosa, i vescovi possono rigettare gli errori conciliari, fare professione di fede cattolica, e siccome giuridicamente e legalmente sono stati nominati lì, solo per questo fine hanno la possibilità, almeno a titolo colorato e apparente giuridico, di eleggere per esempio un pontefice se costui rifiuta di correggersi, e quindi di avere un vero papa. Quindi o l'occupante ritorna alla fede e allora è lui il pontefice legittimo, o i dei vescovi che ritornano alla fede si ripropongono di eleggere un legittimo pontefice se l'altro persiste nei suoi errori e addirittura eresie, e in un modo oppure in un altro si dovrebbe risolvere questa situazione. Questo richiede però un intervento divino potentissimo della grazia, e quindi allo stato delle cose attuali, umanamente parlando, è qualcosa di impensabile. Ma siccome la grazia di Dio tutto può, abbiamo solo da aspettare che egli lo faccia, che essa lo faccia. E intanto c'è solo di noi che faccia la sua parte. Ognuno deve fare la sua parte, preparandosi a una traversata nel deserto. È da 50 anni o più che dura questa situazione, può durare ancora non sappiamo quanto. Certo, più il tempo passa peggio è, però non sta a noi dire a Dio cosa deve fare. Quindi noi non possiamo fare altro, come sacerdote, di celebrare, di confessare eccetera, un padre di famiglia di educare cristianamente i figli, un vescovo di prendersi la responsabilità di ordinare i sacerdoti, di cresimare, e chi ha un minimo di autorità anche apparente e deve finalmente rompere con le eresie moderne, professare la fede anche a grave rischio proprio e fare qualcosa per la Chiesa, che lo facciano se veramente la amano. Esistono dei testi, Don Francesco, su cui approfondire gli argomenti di cui ci ha parlato? Sì, purtroppo molti purtroppo sono in francese. I cahiers che furono pubblicati, furono 6 cahiers, quaderni che ormai sono esauriti, sono in francese. C'è una traduzione, ma ancora privata, potremmo dire così. Poi ci sono degli scritti di un sacerdote che si chiama Bernard Lucien, che adesso ha cambiato opinione, che ha fatto degli studi molto seri, sia per presentare la tesi di Cassiciacum o di Cassiciacum, a dir si voglia, sia per difenderne alcuni punti, per esempio l'infallibilità del magistero ordinario universale, oppure la contraddizione tra l'insegnamento della Chiesa e Dignitatis Humanae Personae sulla libertà religiosa, un volumone così. Poi ci sono gli articoli che abbiamo pubblicato sulla nostra rivista Sodalizium, sono tanti, a metterli assieme viene un bel po'.
una presentazione più di idrogeno anche sul nostro sito, che si trovano in buona parte del nostro sito, un'intervista con padre Gerard Delorie che riassume la sua posizione molto bene, uno studio più canonistico e di teologia positiva di Monsignor Sanborn degli Stati Uniti, sempre presentando la tesi ai suoi lettori, soprattutto anglosassoni. E poi ci possono essere adesso altri studi che non mi vengono in mente, insomma ce ne sono stati tanti per la verità, a sostegno o di uno o dell'altro aspetto della tesi, oppure per spiegarlo un po' nella sua ampiezza, e poi anche questi convegni che abbiamo fatto sia a Parigi sia a Milano o altrove, in cui viene spiegata anche lì con i video che oggi la gente li guarda più che leggere i libri su questo tema. E così sono delle confutazioni serie, non insomma quelle che lasciano il tempo che trova, alla tesi di Monsignor Gerard Delorie. Ma sì, cioè obiezioni, più che confutazioni, perché sennò dovrei dire che è falsa, obiezioni serie ci sono. Diciamo che molti non fanno obiezioni serie, anche perché non la capiscono. E non capendola non possono rispondergli veramente a tono. Perché non la capiscono? È difficile capire il concetto materiale, formale, forma, si vede di materia. Sì. O è difficile oppure non c'è voglia di studiare, il che è un po' tipico dei nostri tempi. E poi ci sono i pregiudizi della volontà. Se io già parto col pregiudizio che è tutto sbagliato, non mi do neanche la pena di cercare di capire quel che viene. Obiezioni ci sono, e le obiezioni nelle cose non stupiscono un teologo, perché in questioni di fede, mentre le questioni di pura ragione, potremmo dire così, si possono dare prove apodittiche assolutamente certe, in questioni di fede naturalmente certe verità che superano la comprensione dell'intelletto umano non si dimostrano vere se non con l'autorità di Dio che si rivela, che è certissimo, e rimangono delle zone d'ombra che però non sono delle prove contro la verità di fede. Prendo un esempio, il dogma della Trinità. Il dogma della Trinità, il teologo dimostra che non è contraddittorio, ne dimostra alcuni aspetti che colpiscono la nostra intelligenza, una spiegazione di esempi, ma non è da una dimostrazione. E obiezioni contro la Trinità ce ne sono tante, però nessuna concludente. Ecco, non voglio dire che la tesi è come il dogma della Trinità, è un'ipotesi teologica, ma siccome parliamo di fede, e la fede e i suoi misteri, e la situazione in cui ci troviamo ne comporta, ecco, evidentemente è più facile fare un'obiezione che rispondere. Ma questo non vuol dire che l'obiezione sia una dimostrazione. Allora, ci sono naturalmente delle difficoltà, come è possibile che per così tanto tempo la Chiesa rimanga priva di un'autorità, come è possibile che Dio l'abbia permesso, oppure una situazione quale è descritta nella tesi non si ritrova nei manuali canonistici o filosofici o teologici. Tante altre difficoltà, ecco, una situazione così sembra quasi impossibile, ma la tesi è come uno specchio, cioè riflette la realtà, e in realtà quello che veramente è quasi impossibile da accettare, ma è sotto i nostri occhi, è la realtà, la situazione della Chiesa come essa si trova. Noi vorremmo che fosse diversa, vorremmo che la Chiesa fosse nel suo splendore e che tutto andasse bene. Purtroppo la realtà non è questa, e noi dobbiamo descrivere una situazione quale essa è e non come vorremmo che fosse. E da lì il fatto che la descrizione non è molto bella, ma purtroppo, perché la situazione è veramente impensabile, ma purtroppo reale. Quando lui parlava di errori conciliari si riferisce al Concilio Vaticano II, ovviamente. Sì, che non è nato dal nulla, ma da una maturazione di errori che già con il modernismo dell'inizio del Novecento erano presenti tutti quanti, ma gli errori conciliari sono senza dubbio quelli che, aggravandosi
in questi decenni, perché stanno diventando sempre più gravi, al punto che ormai molti criticano l'insegnamento attuale servendosi del Concilio o persino di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, perché si è andati ancora più in là. Ma certamente già nel Concilio si ritrovano tutti gli errori che ci pongono nella situazione presente. Ecco, in questa situazione di grande confusione, di grande disorientamento, lei cosa suggerisce di fare? È come ho detto prima, ognuno deve fare il suo dovere, quindi il cristiano deve rimanere cristiano, il cattolico deve rimanere cattolico, è poi la stessa cosa. Non deve scandalizzarsi. Gesù disse agli apostoli: voi tutti vi scandalizzerete di me in questa notte. La passione di Gesù fu uno scandalo, non da parte di Gesù, ma un'occasione di caduta per tanti. Naturalmente la situazione della Chiesa attualmente è occasione di scandalo, cioè molti dicono: ma la Chiesa non può essere divina, oppure la Chiesa ormai insegna cose che sono inaccettabili, confondendo i modernisti con la Chiesa. Il vero volto della Chiesa è nascosto da questi falsi pastori, e allora molti sono tentati di abbandonare la Chiesa, e se non addirittura la fede cristiana. Ecco, no, bisogna capire cosa sta accadendo veramente, un attacco contro la Chiesa. Non è la Chiesa che tradisce, sono i traditori, i modernisti sono dei traditori, si nascondono nel seno della Chiesa per distruggerla e distruggere così Gesù Cristo, se mai fosse possibile, anche la Chiesa non è possibile. E quindi noi dobbiamo prima di tutto amare la Chiesa, difenderla, abbeverarci al suo insegnamento, poi dobbiamo vivere in grazia di Dio. Quindi io direi le orazioni del mattino, le orazioni della sera, possibilmente la corona del rosario, la fedeltà alla messa, quella cattolica, e non in comunione con gli eresiarchi di oggi, la pratica dei sacramenti, la vita cristiana, una famiglia cristiana, l'osservanza della purezza e della castità, non aver vergogna della propria fede. Per chi ha dei compiti pubblici o vuol militare in difesa del bene comune, una difesa intransigente della dottrina cattolica contro il modernismo sociale, che è quello che trionfò poi con la Democrazia Cristiana, eccetera. Quindi ci potrebbero fare mille suggerimenti, dai più importanti ai minimi dettagli. Ecco. Gli esercizi spirituali possono essere un aiuto, i consiglieri facciamo fanno tanto bene, eccetera, eccetera. Insomma, sono mille i modi per perseverare, malgrado il deserto che attraversiamo. Dio non ci ha privato del tutto di questi mezzi tradizionali per mantenere lo stato di grazia, e a quello noi dobbiamo tenerci, perché il buon cristiano non è solo quello che parla di tesi teologiche, ma anche quello che vive da cristiano. Io la ringrazio, Don Francesco, e mi auguro che ci sarà magari una prossima volta in cui potremmo approfondire magari qualche altro aspetto legato soprattutto alle conseguenze, alle tante conseguenze derivanti dal Concilio Vaticano II. E si vedono sempre di più. Si vedono sempre di più. Prima soprattutto nel campo della fede, adesso nel campo della morale cristiana. Ma noi ci preoccupiamo di quello che viene detto adesso, per esempio in ambito morale, l'amoris laetitia, eccetera, il sinodo dei vescovi, ma questa è solamente una formulazione ufficiale di quello che accade di già da 40 anni, cioè in tutti i confessionali del mondo, quando ancora non ci sono delle ragnatele, funzionano ancora, questi abomini sono praticati, non dico da tutti, ma da tantissimi, sotto gli occhi di tutti. Chi non lo vede è un cieco volontario, ahimè.